Buongiorno a tutti, sono dalla casa di mio cognato e questo è l'albero che giustamente devo tagliare. Guardate, com'è grande, questo è un mostro di albero. Cioè, non è che lo devo tagliare tutto, lui mi ha detto a me le cose che devo tagliare e io le devo tagliare. E poi le ho domandato a lui perché giustamente poi, cioè, io quello non l'ho mai usato, però visto che sono il maestro delle tenebre, ci devo fare la prova. Ok, gli do il telefono a mio cognato, tienilo così, bene. Inquadrami a me. Tutto? Questa è la tua idea. Alla zona. Aspetta, non si fa, vedi? Devi fare, tira prima uno, No, vai. ho capito, ho capito. E niente, ogni tanto il maestro può anche lui sbagliare. Ancora? Bene, io ho cercato di fare il mio meglio, ora la devo dare a lui perché lui sa cosa tagliare. E poi ci aggiorniamo stasera nel vino cena. Alla da. Buonasera, sempre da Brescello, che vi ho detto che giustamente devo dare la mano al mio cognato. Piccolo T. Grande T. E guardate il motore come sta messo, perché io sto andando a fare avanti e dietro a scaricare dove c'è la roba che si può scaricare, che è tutta legale qua. E questo è il motore pieno. Vedete? E giustamente prendo un pezzo, che è questo qui, guardate, questo, e lo getto lì. Abbiamo tagliato, cioè li sta tagliando non tutti, però li sta aggiustando giustamente. E qui le cose bisogna farle pulite, guardate, belle, eh? Bisogna farle pulite qui le cose, se no non va bene, non va bene, vedete? Belli tronchi ha tolto. Questo qui fa un anno, cresce ancora. Bene ragazzi, io ora sto scaricando la roba, che è esattamente la roba che ho tagliato, che è l'albero di mio cognato, e niente, ci aggiorniamo alla doc come sempre. Buonasera a tutti alla doc, coloro, giustamente, ovviamente, modestamente, stasera ci mangiamo, ovviamente, una melanzana col sugo. Naturalmente l'ho stuzzicato un po', naturalmente l'ho stuzzicato perché quando è fame. Mamma! È fame! Perché la fame, guardate i capelli come fanno. Volare nella fame, la fame chimica non conosce nessuno. E perché? E quando ha fame non conosce nessuno. Melanzana che noi, giustamente, in dialetto valese la chiamiamo che è la parmigiana cucù. Ma la parmigiana è la parmigiana. Parmigiana, melanzana. Ce ne sta! Ne sta! Piccolo. Allora,
La parmigiana penso che è questa. Questa è la parmigiana. La zucchina, quella lunga. Ce ne sta! Come la chiamate voi? La zucchina, la cucossa, la chicossa. Ce ne sta! Cioè, lo dovete sapere voi. E niente. Stasera parmigiana col sugo, mamma, alla donna, cotto e mangiato. Buono. A cudo pritz. A delle chiac. Ma dai! A stai con e sto mangiando lei. E poi la mangiamo lì. Io per la mangiare e io per la paese. Se io mangio prima, in modo che il vino faccia fresco, perché quando fa fresco il vino, poi comincio a salutare. Mamma! Tutte le bravissime persone alla gioia. Come lo sono altri. Io giustamente saluto i nomi pranzo e i nomi cena. Quando poi giustamente voglio fare un saluto veloce, perché qualcuno ha il flash. Flash che sento che porta un dono al maestro. Per saltare la coda hai il flash. Mamma! Ai! A stassa di coda e mangiate a lei. Qua, visto, considerando che io sono la stella del sorriso, e la stella del sorriso, i fulmini, i flash, illuminazione globale, c'è illuminazione globale. Ma voi sapete che quando un indomani la grande stella del sorriso, ma voi non avete neanche capito niente del significato della stella del sorriso, io sono il sole, il sole. Il sole è la più grande stella del sorriso. Quando non ci sarà più quella stella del sorriso, non lo so neanche io. Fin quando questa stella rimarrà accesa, tutto il mondo si deve allegrire, perché la stella sorrise. Quando ogni domani questa stella, non lo so, sul mio, nel mio pensiero, oh, ce ne sta! Ce ne sta! Ce ne sta! No? Io vi dico, a salute mi dico ricotto e mangiate a legno.
io vi darò sempre sorriso. In tutto il mondo. Bene. Questa è una stracciatella, come si chiama? Stracciatella di Celestas! Stracciatella di burra Celestas, dai! La metto. Madre! La metto tutta nel piatto così. No. Meno male che stava la tovaglia, guardate che schifezza! Cioè, stiamo scherzando? La tovaglia piena! Cioè, ma un minuto, che vado a prendere il necessario! Maledetta mia mia! Maledetta primavera, maledetta, ma tu guarda un poco, guarda. Maledetta primavera! Maledetta primavera! Cioè, ma stiamo scherzando! Maledetta primavera! Burrata alla doc per non sporcare il piatto, giustamente, già che stiamo in scena. Questa stasera a me mi fa avere controeffetti al abnatural. Ma dai! Allora, innanzitutto un assaggino di questo ci vuole. Crudo e mangiare, perché piccolo grande tè. Questo praticamente che ne sta, è un cotto, ma secondo me è un crudo e mangiato, perché la burrata, il latte è fresco e crudo, ma crudo e mangiato. Poi dobbiamo salutare parecchie persone. Come sempre, siamo sempre il grandissimo Cischi alla doc, grandissimo Cischi. Domenico Palmieri, il manager Alessandro alla doc, Giampaolo Milano, Pippo. E tutta famiglia alla domanda. E salutiamo anche il carissimo Lello Perini e Lorenzo Scorza. Allora, è un saluto speciale anche a tutti i gruppi alla domanda. Madre. Quanto più fame che non siete. Mamma! L'8 settembre che è il mio compleanno, è il compleanno anche di un mio carissimo
fratello delle tenebre, che a tuo dico maledetta ti maledetto. L'8 settembre mi farò gli auguri tramite in diretta, praticamente, e anche farò gli auguri al mio fratello, alla perché da un fan è diventato fratello, cioè da un amico è diventato un fratello, da un fratello è diventato fan. Allora, cioè, mi sono imbrogliato. Allora, da un fan è diventato un amico, da un amico è diventato un fratello alla dopo, perché non lo voglio eliminare il video, perché il video è bellissimo, è bellissimo, ma non perché ovviamente ho finito e voglio fare un altro, no, assolutamente no, il video è bellissimo, e questo amico che è del giorno mio alla doc 72 8 9 72 nonostante è un mio discepolo della tenebre, ma è anche un fratello di sangue della tenebre alla doc. Sapete, oggi ci abbiamo 26 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fra 12 giorni è il compleanno mio e del mio, ovviamente, diciamo, discepolo delle terme. Noi diciamo, non esiste diciamo, un discepolo delle terme. Diciamo, in che senso? Discepolo delle tenebre, poi volete essere anche voi discepoli delle tenebre, non c'è problema. Io aspetto sempre una vostra generale risposta. Ma dai, buona burrata, buona, buona, buona veramente. Bene, molto originale, Celesta, 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 originale, originale, ora ci facciamo un brindisi alla doc, senza bicchiere di calice delle tenebre, assolutamente, un suece, Jessica è qua con me, che donne sempre questa diavoletta, questa donne sempre, oh Jessica, non devi dormire, checca. Jessica, non devi dormire. Bello, bello. Lei è Luciana. Lei è Luciana, è vero Jessica, sei Luciana tu, sì? Guarda, la faccia della Luciana. Sei Luciana tu, sì? Sì o no? Ha detto che lei è Luciana. Come? Oh, sei Luciana tu, sì? Sì o no? Oh, sì o no? Ha detto che è Luciana! Lei è Luciana! Sì o no? Loro devi guardare, non a me! Oh! Sei Luciana?
Guardi a loro! Soluzione sono! No! Va bene, là, ti perdono, vieni qua papà! Bella papà! Bene, la mia Jessica non è ruffiana. Brava papà, brava. È vero papà? Non sei ruffiana? Sì? Brava. Bella, ok. Bene, io vi ringrazio come sempre tutti quanti. E ci aggiorniamo domani nella cena. Mamma! La